Mentre sono a Roma per cercare di sbloccare la vicenda della città metropolitana di Messina, a Palermo, il Parlamento siciliano, ha stralciato l'articolo 45 che è stato proposto in Commissione bilancio dall'onorevole Danilo Logiudice per sbloccare la cessione delle aree destinate al risanamento che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina si ostina a non cedere. Questa norma prevedeva e chiariva che queste aree vanno date gratuitamente all'Agenzia Comunale per il Risanamento per superare definitivamente questo conflitto che da 28 anni tiene sotto scacco tutte le famiglie che stanno nelle baracche. Io non capisco con quale logica si stia legiferando. Mi appello a tutti i deputati regionali e in modo particolare a tutti i deputati della città di Messina. Se questa norma non viene recuperata nei prossimi giorni, noi non possiamo andare avanti con l'azione del risanamento. E allora delle due l'una, il presidente Musumeci, che ha preso impegni nei confronti della città di Messina, faccia valere la sua autorevolezza e mi riferisco in modo anche particolare al presidente dell'Assemblea Gianfranco Micciché, il quale non può stralciare una norma del genere andando in contrasto con una norma precedente votata dal Parlamento siciliano a maggio del 2018. Veramente, se andate avanti così, non posso dire che fate veramente schifo e se la gente poi vi manda a cagare, ha proprio ragione.